chiamo Cristoforo Morton. Sono un uomo di Dio e un soldato al servizio del cielo. Cristoforo Guard, dietro a noi! Madre Santa. No, messere. Sono sorella Agnieszka. Dove mi trovo? A Praga, nel convento dei Cavalieri della Croce Rossa. Tacete ora. Avete una brutta ferita e dovete riposare. Devo tornare al mio... Messere, calmatevi. Vi supplico. Il vostro coraggioso capitano ha lasciato una lettera prima che i fratelli della spada continuassero nella loro crociata. Vi ringrazio di queste novelle, mia signora, e delle vostre attenzioni. Voi mi avete strappato alle fauci della morte stessa. È stato il Signore a decidere di farvi grazia della vita. Noi umili sorelle vi abbiamo solamente assistito. Sorella Agnieszka è troppo modesta. Si è presa cura del vostro corpo martoriato giorno e notte quando gli altri avevano perduto ogni speranza. È stata lei a restituirvi la vita. Io sono l'arcivescovo Ghisa. Avete reso un grande servizio alla cristianità, giovane signore. Questa notte ringrazierò il Dio per avervi lasciato vivere e perché possiate presto mandare altri peccatori all'inferno. Avete tutta la mia gratitudine per i vostri servizi. Vi sono debitore. Il colorito delle vostre gote è una ricompensa sufficiente. Try to contact our star investigator who is already at the scene of the crime. David Bull, are you receiving me? Affirmative. Excellent. Roll two.
Fammi capire, cosa ci facciamo nel ghetto dei vampiri dopo il tramonto? Sii paziente, aspetta, osserva. Andiamo, coraggio! Quello è il soggetto che tenevamo d'occhio. Non ci servono vampiri fra di noi. È una perdita di tempo. È un vampiro solo per metà. Ha meno punti deboli, ma deve comunque nutrirsi. Posto pericoloso per fare uno spuntino. È alla ricerca di suo padre. La società Brimstone ha bisogno di lei. Le estenderemo l'invito. Ora andiamo. Dov'è lui, puttana? Kane è idolatrato. I clan raccontano leggende su di lui, ma pochi sanno la verità. Una volta egli era mortale, come tutti noi. Il suo disprezzo per l'umanità lo portò a creare me e i miei fratelli. Io sono Reziel, il primo dei suoi luogotenenti. Ho servito Kane per un intero millennio. All'alba dell'impero io ero al suo fianco assieme ai miei fratelli. Tutti insieme creammo le legioni che fecero cadere Nosgoth. Con il tempo continuammo a evolverci. Diventammo sempre meno umani, sempre più divini. Kane sperimentava per primo il cambiamento e ne emergeva rinnovato in qualcosa. Qualche anno dopo il nostro signore, anche a noi sarebbe toccato evolverci. Questo durò fino a quando ebbi l'impulso di superare il mio signore. Per la mia trasgressione ricevetti un nuovo tipo di ricompensa. L'agonia. Il risultato poteva essere uno solo: la mia eterna dannazione. Io, Reziel, sarei finito come i traditori e gli inetti. Sarei bruciato per sempre nelle viscere del lago dei morti. Gettatelo dentro!
E così caddi nelle profondità dell'abisso, urlando mentre fuochi bianchi mi divoravano. Dolore indicibile, agonia estrema, il tempo smise di esistere. Rimase solo questa tortura e un odio sempre più profondo per l'ipocrisia che mi aveva condannato a un simile inferno. Dopo un'eternità, il mio tormento si mitigò, facendomi risalire dal precipizio della follia. La discesa mi aveva distrutto, eppure vivevo ancora. Raziel, sei un valoroso.